Force 2 Zerkrix Ninja. Ho sbagliato perché odio le scene di transizione così. E sembra esserci anche qualcosa di importante qui. Salviamo per sicurezza. Fermo. Eh? Chi parla? Hollow? Guarda un po' chi si rivede. Cosa vuoi, Hollow? Non puoi proseguire. Attento, non sappiamo cosa hai in mente. Sì, anche Sony mi ha detto di stare attento a lui. È l'unico brother di Vega. Io proteggerò la grande Vega. Nessuno può avvicinarsi a lei. Ah! Eh? Ha un potere sensazionale. Non restare qui impalato ad ammirarlo. Ma lui è l'unico che qualcuno da proteggere, capisci? Vattene, lui è mio. Cosa? Mi sei d'intralcio. Oh, spostiamoci in segno di amicizia e per non essere stuprati male. Eh? Cosa vuoi? Cosa voglio? Hai un bel coraggio a chiedermelo. Credi che me ne resti fermo mentre qualche patetico umano crea il cosiddetto nuovo impero Mu? I miei antenati non l'avrebbero permesso, e nemmeno io. Perché? Non volevi che Mu tornasse alla gloria? Era il tuo scopo, e anche il nostro. Come puoi opporti alla sua realizzazione? Non sono come voi. Io volevo solo conoscere la verità. Volevo sapere come una civiltà superiore a quella moderna fosse stata distrutta. E soprattutto scoprire il motivo. Deve esserci una ragione. Ecco qual era il mio vero obiettivo. E per quale motivo? Per scoprire i responsabili e vendicarti di loro? Mi dispiace per te, ma non potrai mai vendicarti. Sai perché? I Mu si distrussero con le proprie mani. What? Cosa? Rogue, devi averlo notato non appena hai messo piede qui dentro. Il continente di Mu è un cumulo di macerie. E io so perché. Mu fu distrutto dai tuoi antenati. Utilizzando le onde M come armi, si distrussero a vicenda. E ora sei l'ultimo della loro stirpe. Furono i tuoi antenati a scatenare la guerra e ad affondare questo continente negli abissi oceanici. E quella fu la fine della civiltà di Mu. I Mu combatterono uno contro l'altro? Che fosse il presagio di rovina? Hollow, sei cieco. Come dici? Se non sei cieco, allora sei solo stupido. Dubiti delle mie parole? Sono tutte menzogne. Mu non è stato distrutto. Infatti, Mu esiste ancora. Non lo vedi? Io ne sono la dimostrazione. Il sangue che mi scorre nelle vene non ha perso il suo orgoglio. E voi umani non potete sottrarmelo. Troppo tardi. Ormai Mu è nostro. Allora ve lo strapperò via con la forza. Ora basta parlare, Hollow. Devo finire ciò che ho iniziato. D'accordo, però... Quello è... Prendi questo. Cosa? Ora combatteremo una battaglia eterna. Cosa? No! Nella non dimensione. Maledetto! Ti aspetto. Io che c'entro? Ah! Eh? Rogue, senti, non mi sembra il momento di colpirmi. Ma cosa? Ehi, mi hai liberato. Non immischiarti, così non farei altro che ostacolarmi. È la mia battaglia. Aspetta! Ma... Quello stregone voleva prenderci tutti in trappola per rallentarci. Ma lui ci ha salvato. Pensala come vuoi, io non credo che avesse intenzione di aiutarci. Ora la via è libera, comunque. E quel bel mago bidimensionale sarà già con Vega. Quindi temo che dovremmo affrontarli entrambi, ragazzi. Sì, la situazione non è affatto rosea. Ormai è troppo tardi per tornare indietro, Geo. Quindi preparati alla battaglia. Ricevuto. Ok, ma si salva. È d'obbligo. Vega deve essere poco più avanti, sei pronto? Sì. Ehi ragazzo, prima di proseguire ti consiglio di salvare qui. Prima di trovare altri posti in cui salvare. Ah, non troverai altri posti in cui salvare. Se sei pronto per la battaglia finale, salva qui e facciamo la finita. Vuoi salvare la partita? Sì. Vuoi sottoscrivere i dati? Sì, assolutamente sì. Ragazzi, siamo alla fine di Mega Man. Bene, andiamo. Grande Tempio!
No, i Buriani, no! Tutto, ma non questi tizi! Oh, salve, le no, ni, na, salve. Ok. Da che parte devo andare? Direi che di qui è la risposta giusta. È venuta la signora in persona ad accoglierci. Vega? Megaman, presumo. Ho sentito parlare molto di te. Cosa vuoi? Non pensavo arrivassi così lontano. Come segno di rispetto, ti farò accedere alla sala del trono. Seguimi. Mi farai accedere? Sai che l'ultimo tizio che mi ha fatto accedere a una sala del trono è Sepus e è ancora vivo in realtà. La sala del trono? Qui dentro c'è una presenza molto forte. Sì, avverto qualcosa e scommetto che sono guai. Eh? Non è il momento di fare il vigliacco. Fatti coraggio, Geo Stella. E se ti tiri indietro, chi proteggerà i tuoi amici? Geo. Andiamo, Vega. Ok, ragazzo. Che cambiamento radicale. Eh? Ancora il simbolo di Solo. E c'è anche sul petto, se si può chiamare così, di quella statua. Cos'è quello? Questo è Lemu. Lemu è il dio di tutte le onde M. Cosa fai farneticando? Lemu è nato insieme a questo pianeta. Con il suo potere inconcepibile ha creato il mondo delle onde. Ma è assurdo! Perché dovremmo crederti? Tu metti in dubbio una verità assoluta. Ti sei chiesto come può esistere una riserva infinita di corpi M? È stato il potere di Lemu a permetterlo. Lemu può creare tutto dal nulla. Questo è fisicamente impossibile! Ecco perché lo considero un dio. Quella è pazza! La civiltà di Mu prosperò solo grazie a Lemu. Furono fortunati a ricevere la sua benedizione. Riesci a immaginarlo? Immagini quanto potere serva per far fluttuare un continente nei cieli? Stai dicendo che è stata opera di Lemu? Esattamente. E ora ho risvegliato Lemu con il Manfo. Neanche tu puoi sperare di sconfiggerlo. Questo lo vedremo. Megaman, ho una proposta da farti. Parla. Hai dimostrato di avere grandi capacità. Vuoi essere sconfitto proprio adesso? Ecco la mia proposta. Perché non ti unisci a me? Sei impazzita? Perché dovrei? Io so apprezzare e valorizzare le persone di talento. Solo le persone di talento dovrebbero comandare i deboli. E credo che tu possa diventare una di loro. Scordatelo! Sono un mucchio di sciocchezze. Che senso ha conquistare il mondo? Ha, sei ancora giovane. Tu non capisci. Se solo sapessi cosa ho dovuto subire in vita mia... Bene. Vuol dire che ti parlerò del mio passato. Ah, io provengo dal regno di Tanabata, un paese piuttosto piccolo. Spero di averlo pronunciato giusto, eh? Il nostro regno era molto povero ed era costantemente in guerra. Come se non bastasse, ero nato in una famiglia particolarmente povera. Non puoi neanche immaginare quanto fosse dura per noi. Ho lavorato tanto per fuggire da quel posto. Pensavo che se avessi guadagnato abbastanza, sarei riuscito ad andarmene da quel paese alla prima occasione. Ecco perché sono divenuto una scienziata. Poco dopo ho avuto l'opportunità di fuggire all'estero. Ma così ho perso una cosa estremamente importante per me. Una cosa importante? Sì. Una cosa più importante della mia stessa vita. Non sai quanto odiavo il mio paese d'origine. E quello stesso paese mi ha rubato la cosa a cui tenevo di più. Ma ciò che detestavo di quel paese... Di più in quel paese era il suo sovrano. Dichiarava guerra per le ragioni più inutili e sprecava tutto il denaro del regno. Sapevo che era lui la vera causa di tutti i nostri mali, tuttavia nessun altro a parte me sembrava rendersene conto. Seguivano tutti i suoi ordini senza mai metterli in discussione. Alcuni mostravano addirittura il loro appoggio al sovrano. Nessuno capiva. Finché non sono più riuscito a trattenermi. Tanabata era sull'orlo della distruzione, ma nessuno lo incolpava. Come potevano lasciare al potere un incompetente come lui? Ancora oggi non riesco a capirlo. Con un sovrano degno di questo nome non avrei mai perso ciò che avevo di più prezioso. E
i disastri sono dovuti a sciocchi incompetenti. E questa situazione non era limitata solo al regno di Tanabata. Ho capito tutto questo dopo essere diventata una famosa scienziata. Ovunque andassi, trovavo sempre degli sciocchi al potere. Non hai idea di quanti sciocchi ci siano. A quel punto ho capito che lasciare quegli sciocchi al potere era troppo pericoloso. I loro sbagli avrebbero causato solo altro dolore e sofferenza. Li odiavo tutti per avermi sottratto la cosa più importante. Poi mi sono concentrata su un unico obiettivo, il mio nuovo scopo. Eliminare tutti gli sciocchi per dare inizio a una nuova era. Gli sciocchi non meritano la libertà. Gli sciocchi non sanno il valore delle cose. Non possono più comandare sugli altri. In questo mondo non c'è più posto per loro. Per raggiungere questo scopo serve solo una cosa. Una persona che sia in grado di soggiogarli. E la persona che libererà il mondo dagli sciocchi incompetenti deve avere il potere assoluto su qualsiasi essere vivente. Megaman. Sai come si potrebbe chiamare una persona con questo potere? Una divinità. Io sarò una divinità. E poi dominerò questo mondo con un potere assoluto. Questo è il mio destino. Non vorrei... Forse megalomane è la parola più adatta. Ora possiedo il potere di Lemu, il dio delle onde emme. E grazie a questo potere anch'io sono una divinità. Ma parla sul serio? Libererò il mondo dal gigantesco cancro che lo sta divorando. L'umanità verrà divisa tra talentuosi e sciocchi incompetenti. Solo i primi avranno il diritto di abitare nel mio impero. Insieme domineremo gli sciocchi da lontano. Non è giusto! Cosa non è giusto? Non voglio distruggere il mondo. Al contrario, sto cercando di rendere il mondo un posto migliore in cui vivere. Migliore? La famiglia, gli amici, gli amanti. Il mondo non può funzionare senza legami. Ci sono proprio questi legami alla base della forza legame. E la forza legame creata verrà usata per i miei piani di conquista. Useremo la nostra forza legame per regnare sugli sciocchi. Tu sei dei nostri. Hai diritto di esercitare il potere. Unisciti a me. Ok, prima di proseguire vorrei dirvi la mia versione dei fatti. Francamente ho sempre pensato che per... sono idee, ok? Idee molto teoriche. Ma ho sempre pensato sotto sotto che per rimettere effettivamente a posto le cose nel mondo, e con questo intendo guerre, cose di questo tipo, è un'utopia la mia, ok? Serve che il potere venga dato nelle mani di una sola persona, ok? Poi ci sono tantissime cose che possono andare storto della serie, questa persona si lascia soggiogare dal potere, e questo è uno di questi casi. Ma ne parleremo di più avanti. Ebbene, non ci penso nemmeno! Ne sei sicuro? Controllare le persone con la forza legame? Mi dispiace per te, ma la forza legame non serve a questo. Ti avverto che non potrei cambiare idea. Hai la minima idea di come stiano le cose? Tu vuoi dominare con la paura e la collera, non con la forza legame. Qualunque cosa per liberare il mondo dal cancro che lo rovina, anche se il processo sarà un po' doloroso. Ma il risultato sarà un mondo privo di caos. Io non mi unirò mai a te. Mai! È un vero peccato. Speravo che fossi in grado di capire, ma mi sbagliavo. Lemu, sprigiona il tuo enorme potere. Mo, davvero? Che cazzo hai le mani? Eh? Non mi piace per niente. Hai preso la decisione sbagliata, ma non avrai il tempo di pentirtene. So che non sarà una battaglia facile, ma io non fuggirò via. Ho degli amici da proteggere e sono pronto ad affrontare qualsiasi nemico per il loro bene. E questo è il vero senso della forza legame. Fornisce tutta la forza necessaria per essere coraggiosi. Non serve a dominare le altre persone. Dall'esito di questo scontro capiremo chi ha ragione in merito alla forza legame. Lemu, annienta quella sciocca creatura. Mu, è una mucca. Sì. Se chiudo gli occhi vedo il volto dei miei amici. È la forza della forza legame. Ho fatto una promessa a tutti loro. Una promessa che voglio mantenere. So che stanno pregando per me. Questo è il significato dell'amicizia. Senza di essa la forza legame è del tutto inutile. E te lo dimostrerò. Forza Mega. Bene, è il momento di scatenarsi. Battaglia finale, in azione! Ok, mi dovrò impegnare. Come è brutto? Sembra una fusione tra un samurai e una statua. Quindi fa parte dell'esercito di terracotta, indubbiamente. Doppia tribù?
Sapete che non so quale sia la scelta migliore. Non lo voglio buttare via così la valanga. No. Ti ricordavo più veloce, sai? Forse perché... non lo so. Ti ricordavo veramente più veloce. Rischio di prendermi la trivella in faccia se non sto attento. No, l'invisibile lasciamo lì. No. Guardalo. No, ecco, questo attacco non lo so mai schivare. E invece non è parecchio semplice da schivare. Quando non fa lo stronzo. Quando fa lo stronzo è parecchio difficile da schivare. Allora, come avete potuto capire, non gli faccio un emerito tubo. Perché devo togliergli la barriera. Se non gli tolgo la barriera, mamma mia, mortacci tua. Se non gli tolgo la barriera, non fanno lampeggiare gli attacchi. Molto interessante. Ok, barriera capita. Io se non mi dispiace metto un invisibile. Non credo mi dispiaccia. E adesso la nostra valanga diventa davvero davvero utile. Stai baby, si fa fermo lì. Ok. No, è ancora lento come la fame. È davvero lento come la fame. E questo attacco non lo so mai evitare. E però ci sto dicendo in live perché sì. Allora, altri 1020 punti, mamma mia. Barriera super, vorrei riuscire a fargli un attacco prima che si sposti. Ok, ci abbiamo. Adesso vorrei tentare di fare un contrattacco. No. Ok, ho un fantastico invisibile. No, what? Che incredibile figuraccia. Non è assolutamente da me. Sì, sono pro. Mega, fammi passare. Ed era per fargli un contratto. Ma niente da fare. Ansia. Ok, devo aspettare fino all'ultimo. Perché sennò le mummie frega. Ok, invisibile. Per sicurezza metto ancora barriera perché potrebbe bucare l'invisibile. Non ho terminato la frase. Aspetta, ma io ho 390 punti vita, quanti ne ho totali? Ne ho 560! Ecco perché non funzionava la questione. Partiamo con 200 punti vita in meno! Aspetta, è ancora su? E muori! Oh, grazie! 8 anni! Allora, stavo dicendo... No! Che volevo fargli il contrattacco della vita. No! Dio, erano 100 punti sicuri quelli, se non di più. E mi tocca usare questa cosa qua, a caso! Au! Vediamo se questo riesco a fargli il contrattacco. No! Grazie. Uff.
Carissimo, lei un contrattacco me lo fa fare. Vai così. No. Allora, ok, siamo ancora su quell'attacco lì. Questi tanto sono 300 punti che partono via. Ho una valanga. Vorrei provare a fargli tantissimo un contrattacco con quello. Intanto farei naturalmente. Oi! Non vale, eh? Questo ha fatto benissimo. Devo pararmi. A 186. 186. Oh, questo gli fa 180. In teoria, sempre in teoria. Grazie carissimo. Tre tentativi sono già anche troppi.